approvato a maggioranza nella seduta del Consiglio del 27 luglio il Piano regionale di sviluppo PRS 2021-2025. Il piano è stato approvato con 23 voti a favore, PD e Italia Viva. Il Consiglio regionale ha approvato l'atto di programmazione più importante di questa legislatura, il Programma regionale di sviluppo. È infatti lo strumento attraverso il quale si mettono a disposizione risorse e soprattutto si sanciscono gli interventi principali del governo della Regione Toscana durante questo quinquennio di amministrazione a guida del Presidente Giani. Una serie di interventi strategici che vogliono agganciare la ripresa della Regione Toscana nel post pandemia e lo fanno all'insegna di alcuni principi fondamentali. Da una parte l'investimento sui giovani e sulle future generazioni per garantire buona occupazione e miglioramento qualitativo del lavoro attraverso la formazione. Dall'altra parte l'intervento sugli investimenti che sono considerati il vero motore di rilancio del nostro territorio regionale, ma ancora la transizione ecologica e la sostenibilità. Il sostegno forte di Italia Viva ha un documento di programmazione regionale più importante, una nostra battaglia vinta, quella di fare in modo che nelle aree rurali possono arrivare gran parte dei prossimi finanziamenti comunitari, ripartire in maniera equa in tutta la Toscana le risorse comunitarie, che sono quelle che poi determineranno linee di sviluppo, per noi è un elemento importante, un piano regionale di sviluppo che investe sulle infrastrutture, che conferma la centralità dell'aeroporto di Firenze, interventi importanti sulla Tirrenica, sulle arterie di miglioramento infrastrutturale, un piano regionale di sviluppo che punta sul lavoro, punta sull'economia diffusa, che fa delle aree interne anche un elemento importante di novità assoluta dentro il quadro della programmazione e soprattutto i nostri emendamenti che sono stati approvati, ne fanno parte in maniera integrante la ripartizione equa delle risorse comunitarie rispetto a quelle del PNRR, ma allo stesso modo la possibilità di fare finanziare interventi per esempio per la sanità privata affiancando quella pubblica con interventi di miglioramento degli elementi informatici e non solo tecnologici delle strutture e miglioramenti rispetto alla proposta, ai servizi e alle esigenze che i cittadini chiedono rispetto ai servizi sanitari e sociali. Quindi una risposta importante che ci ha visto convintamente sostenere questa manovra. 15 voti contrari, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Un atto strategico per la Regione Toscana. Un piano su cui ulteriormente la maggioranza si è nascosta perché non sono state fatte le giuste audizioni che meritava il piano regionale di sviluppo, una sola audizione durata tutto il giorno dove sono stati convocati più di 70 utenti di tipo diverso, associazioni di categoria, associazioni sindacali, mondo dell'agricoltura, mondo dell'università. Ecco, noi abbiamo iniziato un percorso, dopo che è arrivato agli occhi dell'opposizione, della Lega e del centrodestra, di audizioni e di confronto come avrebbe dovuto invece fare la maggioranza sul piano regionale di sviluppo. Abbiamo avuto incontri con tutte le associazioni di categoria, con quei sindacati non ideologici che hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di confronto. E abbiamo iniziato un percorso che oggi ci porta alla presentazione di più di 100 emendamenti e altrettanti anche con le altre forze di centrodestra per andare a discutere e provare a dare dall'opposizione un nuovo volto alla Toscana. Oltre al piano regionale di sviluppo, su cui ovviamente ci associamo alle parole di Elena, Fratelli d'Italia ha presentato, mi sembrava da memoria, 73 proposte di emendamenti. Il piano regionale di sviluppo, l'ha detto Elena, lo sottoscrivo, è un atto che deve arrivare in apertura dei lavori di una giunta appena eletta, qua arriva al terzo anno di mandato, mi chiedo con che criterio. Le osservazioni in Commissione 1, abbiamo ascoltato consiglieri del Partito Democratico che si meravigliavano del fatto di aver già approvato 3 DEF e 4 con quello che oggi va in aula, senza avere alle spalle un piano regionale di sviluppo. Quindi noi approviamo i DEF senza avere il piano regionale di sviluppo. I colleghi Torselli e Meini hanno annunciato il lavoro che presenteremo quest'oggi in aula. Un ringraziamento naturalmente va a tutti i consiglieri regionali che nelle loro commissioni hanno lavorato e che grazie a quel lavoro lì oggi presenteremo quasi 200 emendamenti complessivi. Io annuncio a nome dei 3 gruppi e quindi del centrodestra, come ricordava bene Francesco Torselli prima,
La visione è quella che noi abbiamo, una visione di Toscana diversa, e proprio per questo, perché abbiamo una visione di Toscana diversa, lunedì 31 luglio i gruppi di centrodestra incontreranno i parlamentari di centrodestra insieme ai sindaci che amministrano i comuni di centrodestra, sia sopra i 15.000 e sotto i 15.000 abitanti, per lavorare insieme a loro non al programma per le prossime elezioni amministrative, cioè le elezioni regionali, ma per lanciare la Toscana 2025. Da settembre sarà fondamentale ricominciare il lavoro da dove è stato lasciato, e mi sento proprio di dire così, lasciato da questa giunta, cioè da quelle che sono le ambizioni messe su carta del PRS e del DEFR, e che per essere implementate hanno bisogno di un deciso cambio di rotta. Ci sono tanti aspetti per combattere le disuguaglianze, tutte le questioni che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, la tutela del lavoro, la bonifica dei siti, l'ambiente, il ripristinare alcune leggi e soprattutto alcuni limiti che mettevano dei paletti all'utilizzo del suolo. Tanti aspetti, su cui tra i quali anche il lavoro per la multiutility, anzi contro questa multiutility e contro progetti scellerati come la terza torre di Novoli, inaudita in un momento come questo, e progetti anche come quelli che riguardano la tutela dell'ambiente, della qualità delle acque, le comunità energetiche. Molti temi di cui questa giunta vorrebbe appropriarsi o lo fa sulla carta, ma che in realtà non riesce a implementare, che sono stati portati avanti a livello nazionale dal Movimento 5 Stelle e che continuiamo anche a portare avanti a livello territoriale per la tutela di coloro che combattono contro le disuguaglianze e contro una Toscana che sia più equa, più giusta veramente, non a due, tre velocità come purtroppo ci ha condannato a essere questa giunta. Approvato a maggioranza il rendiconto generale per l'anno finanziario 2022. La proposta ha ricevuto 22 voti favorevoli dal Partito Democratico e Italia Viva. L'atto è stato illustrato in aula dal vicepresidente della Commissione Controllo, Andrea Pieroni. Il rendiconto finanziario per il 2022 testimonia come la gestione finanziaria dell'ente sia una gestione attenta, scrupolosa, che tiene conto anche delle osservazioni e delle sollecitazioni che la stessa Corte dei Conti ha fatto negli esercizi precedenti. Il risultato di amministrazione è un risultato positivo di oltre mezzo miliardo, un risultato che fra l'altro migliora anche le performance degli esercizi precedenti, risultato che testimonia, diciamo, l'equilibrio della spesa, ecco, per intenderci, fra entrate ed uscite. Relative al 2022 c'è un avanzo appunto di oltre mezzo miliardo di euro. Italia Viva ha votato a favore del rendiconto finanziario, è l'atto più importante di per sé di tenuta in equilibrio dei conti della Regione Toscana, che dimostra essere in equilibrio finanziario, un atto importante che per noi è anche una vittoria di carattere politico. Abbiamo dimostrato in questi anni che non era necessario aumentare le tasse, che si potevano trovare le risorse, che si potevano determinare equilibri finanziari, nel contempo erogare servizi senza aumentare addizionali IRPEF, senza aumentare bollo, e questa è la dimostrazione concreta che quando poi si chiudono i conti l'equilibrio finanziario si è raggiunto. 11 voti contrari da Fratelli d'Italia, Lega, Gruppo Misto e Movimento 5 Stelle. Parto dall'analisi di due atteggiamenti differenti. Uno è quello del Presidente e dell'Assessore Bezzini, che chiedono con questa cantilena ormai che va avanti da un mese, è venuta anche un po' a noia, più soldi al Governo per la sanità. Dall'altra parte abbiamo un Ministro della Sanità che chiede più soldi al proprio Presidente del Consiglio, 3-4 miliardi di euro in più per il Fondo Sanitario Nazionale. Dopodiché ci dice la Corte dei Conti, è stato oggetto del dibattito di questa mattina, che 50 milioni di euro di soldi del Fondo Sanitario Regionale sono stati spesi in maniera illegittima. Noi abbiamo dato una interpretazione negativa dei quadri dei conti della Regione su questo rendiconto 2022. E lo abbiamo fatto tenendo in considerazione come punto di riferimento i notevoli rilievi avanzati dalla Corte dei Conti, partendo da intanto una considerazione di fondo, cioè che sussiste, così dice la Corte, un disavanzo ancora importante che, seppur in parte recuperato, continua a mantenere un peso sui conti della Regione Toscana che è preoccupante e che soprattutto rischia di essere condizione
per gli esercizi futuri, per direi le generazioni future. Un giudizio sul rendiconto complessivamente negativo, non fosse altro perché sono, diciamo, reiterate ancora una volta alcune criticità che possiamo sintetizzare sia sulla parte del perimetro sanitario, dove, diciamo, la Corte dei Conti ha censurato sostanzialmente l'utilizzo, diciamo, di mutui che poi vengono poi a finanziare investimenti sul perimetro sanitario, che però, diciamo, scontano da un punto di vista tecnico e contabile una sorta di non corretta imputazione. Ma al di là della questione più tecnica, è chiaro che nella sostanza siamo di fronte comunque sia a una prassi che la Regione Toscana ha adottato almeno dal 2015, che sostanzialmente non ha fatto altro che aggravare uno squilibrio sulla parte sanitaria del bilancio che pare non trovare, diciamo, un riequilibrio nonostante gli sforzi che sono stati fatti. Inaugurata la mostra Donna, Arte e Vita di Anna Cecchetti nello spazio espositivo Ciampi di Palazzo del Pegaso. L'evento è stato introdotto dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, con l'intervento del critico d'arte Federico Napoli e la presenza dell'artista. Una mostra stupenda, una mostra che sa emozionare, una mostra che racconta una grandissima artista del nostro tempo, Anna Cecchetti, che ha portato il nome della Toscana in alto nel mondo. Noi viviamo in un luogo bellissimo in cui l'arte e la cultura segnano profondamente ciascuno di noi. Questa mostra è qualcosa che riesce davvero ad arrivare dritta al cuore e a rappresentare al meglio anche una simbologia, quella del valore profondo che la donna ha nelle nostre comunità. Il filo conduttore è la grande luminosità e la grande ariosità delle opere di Anna Cecchetti. In questa luminosità, in questa ariosità, in questo senso di libertà, vive un popolo di figure in cui risalta in particolar modo la figura femminile, un popolo di figure che comunque sia sono libere, indipendenti, estremamente dinamiche, mobili, con solari, con anche un senso di quasi eterna giovinezza. Questo in rapporto, direi, con l'ambientazione in cui queste figure si trovano, e cioè quell'ambientazione che Anna Cecchetti stigmatizza con pochi particolari e che è un'ambientazione naturale. Fra poco compio 80 anni. E adesso vi presento tutti questi miei lavori, che sono 60 anni di attività artistica. Tutti questi lavori sono stati eseguiti nella bella Sardegna, infatti dal colore si percepisce che è la Sardegna. E quindi sono qua in esposizione con le pitture e le sculture in marmo statuario delle nostre Alpi Apuane. Però il marmo è una cosa particolare, bisogna saperlo affrontare, bisogna saperlo carezzare. Noi siamo orgogliosi oggi di conferire il massimo riconoscimento del Consiglio regionale, il Gonfalone d'Argento, al dottor Patuelli, per l'amore che ha per la nostra regione, luogo di formazione, luogo di crescita umana e professionale, luogo in cui in questi anni il dottor, a cui in questi anni il dottor Patuelli ha ridato tanto nel suo impegno culturale, nel suo impegno professionale. Così ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, conferendo il premio ad Antonio Patuelli, presidente dell'Associazione Bancaria Italiana. La Toscana è orgogliosa oggi di poter conferire il Gonfalone d'Argento al dottor Patuelli e speriamo che sia ancora di più motivo di collaborazione continua. Patuelli ha ricordato il profondo legame che lo lega alla Toscana. I legami personali sono fortissimi e io ogni occasione che ho li rivitalizzo per quel che posso. Rimane il fatto che fra Romagna, Emilia e Toscana oggettivamente c'è una connessione formidabile, non solo in termini geografici, in termini economici, in termini logistici, in termini finanziari, tutto è complementare. Non c'è conflitto di carattere economico e sociale, ci sono solo potenzialità di crescita culturale, civile, economica e sociale. E Firenze, chiaramente, e la Toscana sono la culla non solo della lingua, ma di bellissime, antiche, insigni e vitalissime istituzioni culturali
di cui io ho l'onore di far parte e quindi mi danno la possibilità di ritornarci al di là del lavoro economico finanziario. Io mi occupo, ho una grande passione per le infrastrutture, per esempio ho la passione per le infrastrutture minori. È uno spettacolo andare da Bologna a Firenze con quel tram che significa alta velocità. Ce n'è uno ogni 7-8 minuti. È uno spettacolo per chi ha vissuto sempre da pendolare come continua a vivere. Però ci sono altre linee di pendolarismo. C'è la Faentina che non può essere considerata una linea minore. Pensate che la Faentina è più antica della Bologna-Firenze. Bisogna connettere, bisogna dare chance anche di circolazione con infrastrutture che possano fornire maggiori chance in termini più rapidi, con costi molto più contenuti